Grazie signor Sindaco, signori sindaci dei comuni che ci onorano con la loro presenza, signor Presidente della Regione, signor Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, autorità tutte civili e militari e soprattutto cittadine e cittadini di Ventotene, ma vorrei dire cittadine e cittadini europei. Arriva un momento in cui, quando sei in difficoltà, quando c'è qualcosa che non funziona, quando c'è qualcosa che ti sembra andare storto, che nella vita di tutti i giorni senti il bisogno, la necessità di tornare in qualche modo in un luogo protetto. Dopo tanto che sei stato in giro per il mondo, tornare a casa ti sembra l'atto più bello, più naturale. Ma anche trovare rifugio a casa è l'atteggiamento tipico di chi ha vissuto o sta vivendo momenti di pericolo o di difficoltà. È con questo spirito che noi oggi, in un momento di grande difficoltà dell'Europa, abbiamo scelto di tornare a casa, tornare nel luogo dove tutto è cominciato. Perché troppo spesso anche le italiane e gli italiani non sono sufficientemente orgogliosi di ciò che è avvenuto qui nel momento forse più difficile della storia dell'identità europea. Fuori da qui, lontano da qui, la guerra si consumava con situazioni che sembravano incomprensibili e inimmaginabili. Uno scontro che soltanto pochi definivano uno scontro fratricida, una guerra civile europea, sembrava la naturale prosecuzione di tanti secoli di contrasto tra popoli in Europa. Eppure qui, in questo luogo, alcuni visionari con la forza incomprimibile e inarrestabile del sogno, chiusi al confino, ebbero il coraggio, la passione, l'idealità e in qualche modo anche la straordinaria forza di immaginare un disegno federalista per l'Europa, di immaginare gli Stati Uniti d'Europa, di immaginare l'Europa come luogo della pace. Può sembrare strano, e per molti aspetti lo è, che da questa piccola isola sia nato il seme di ciò che oggi è la più grande vittoria politica del XX secolo. 70 anni di pace tra popoli che si erano combattuti in modo costante e ciclico. Sembra strano che questa sia la culla di quel disegno, però è così. E noi italiane e italiani forse non ne siamo stati sufficientemente grati, se è vero come è vero che accanto al doveroso e straordinario lavoro della comunità locale, delle realtà della regione, delle istituzioni, veniva ricordato l'atto del Presidente della Repubblica, ancora oggi quel carcere borbonico, ma che poi ha visto la presenza dei padri della patria, è in condizioni davvero indicibili e inaccettabili. Dobbiamo dunque ripartire da qui, e ripartire da qui su due fronti, uno interno in Italia e uno all'esterno in Europa. Siamo stati accolti dal grido Schengen, Schengen. Da qui, da Ventotene, vogliamo dire con molta forza, con molta decisione, con molta tenacia e con molto coraggio che chi vuole distruggere Schengen vuole distruggere l'Europa e noi italiani non glielo permetteremo. Ma lo vogliamo dire innanzitutto sapendo che questo luogo è il simbolo della loro miopia. Nessuna isola può contenere la voglia di libertà di visionari statisti cittadini. Nessun carcere può contenere il sogno di chi con le proprie idee ha saputo scrivere un manifesto, certo, ma quella intuizione ha poi saputo scrivere la storia. E quindi nessun muro può contenere la voglia di libertà che è l'elemento costitutivo e identitario dell'Europa. L'Europa è nata
perché i muri crollassero, non perché i muri fossero ricostruiti. E in questa pagina difficile del dibattito europeo, l'Italia farà sentire la propria voce, perché la discussione sul domani dell'Europa non sia lasciata soltanto a un grigio e distratto dibattito tecnico sui dettagli e sui vincoli, ma torni ad essere quello che fu per Spinelli, per Rossi e per tutti loro, un grande sogno la cui forza è capace di smuovere anche le frontiere di un confino, i muri di un carcere. Ieri, per puro caso, abbiamo accolto il giuramento di 7 nuove persone che fanno parte del governo. E terminata la cerimonia nella sala dei Galeoni, ho aperto loro la sala del Consiglio dei Ministri. Sono tutti sottosegretari, per cui il Consiglio non c'entra, però gliel'ho fatta vedere volentieri. Ci sono poche cose in quella sala. C'è un busto di Alcide De Gasperi, ci sono le medaglie olimpiche dei giochi organizzati dall'Italia e c'è una copia della Carta Costituzionale. C'è non una copia, c'è la copia, quella originale, firmata. Firmata ovviamente dal Presidente del Consiglio di allora, firmata dal Guardasigilli, firmata dal Capo dello Stato provvisorio, ma firmata da Umberto Terracini, che qui aveva vissuto gli anni del confino e del carcere e che oggi, entrando all'isola di Santo Stefano, abbiamo ricordato insieme a chi è stato Presidente della Repubblica, come Sandro Pertini, e a tutti quei padri della patria che a Santo Stefano hanno trascorso anni, e anche a Ventotene in alcuni casi, di privazione della libertà, ma che hanno trovato qui le ragioni costitutive del proprio impegno e della propria voglia di resistenza. Allora questa è anche una riflessione che non vale soltanto per Schengen e per l'Europa, vale anche per l'Italia. Che senso ha la memoria di un popolo? Che senso ha la capacità di ricordare ciò che siamo stati se poi non affidiamo alle nuove generazioni il testimone di quella speranza? Un paese non è un insieme di codici fiscali, non è un insieme di burocrazie, un paese è una comunità di anime, dove la forza della memoria non ha bisogno soltanto di essere ricordata nei convegni e nei seminari, ma ha anche bisogno di luoghi simbolici. È con questo spirito che insieme al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, insieme al Ministro degli Affari Esteri, insieme al Presidente della Regione, a tutti i parlamentari che vorranno seguire, ai membri del governo che di questo territorio e non solo, noi abbiamo deciso di onorare con un progetto di lungo termine la memoria di Ventotene e di Santo Stefano. E vogliamo cogliere l'occasione del centenario della nascita di Spinelli. Mi sono recato sulla tomba insieme al sindaco, che ringrazio, e insieme all'autorità per deporre un mazzo di fiori. Ma ricordiamo il centenario della sua nascita, ricorderemo il centenario della sua nascita il 31 agosto del 2017. Da qui al 31 agosto del 2017 vorremmo non soltanto fare un recupero architettonico per il quale stanzieremo risorse fino a 80 milioni di euro con le delibere del CIPE, ma anche e soprattutto un progetto culturale, un progetto identitario. Come immaginiamo Santo Stefano? Lo immaginiamo come una foresteria per giovani europei e per giovani del Mediterraneo, nuova grande frontiera dell'impegno continentale, dove si possa approfondire in collaborazione con le più grandi istituzioni universitarie europee, a cominciare, questa sarà la nostra proposta, dall'Istituto Universitario Europeo che ha sede in Italia, per riuscire a avere dei momenti fissi di formazione, di approfondimento, degli stage, delle occasioni di incontro, per formare qui le élite della classe dirigente che governerà l'Europa per i prossimi decenni, per fare di questo luogo un punto di incontro. Ma come? Nel mezzo del Mediterraneo? Ma come? In un'isola? Ma come? Lontano dalla accessibilità? Beh, in realtà l'accessibilità può essere naturalmente sempre migliorata, ma è esattamente con questo spirito che consentiremo a Santo Stefano di non restare soltanto un luogo di ruderi o di memoria anche emozionante, voglio confessarlo, ma là
dove la nostra patria ha visto rinchiusi a chiave gli oppositori del fascismo, e là dove la nostra patria ha visto rinchiusi a chiave coloro che anelavano alla libertà, bene, proprio lì facciamo trasformare la rivincita, facciamo trasformare quel luogo nell'occasione della rivincita della libertà. La rivincita della libertà significa che i lavori inizieranno nel più breve arco di tempo possibile. Già adesso sono partiti i primi lavori per tentare di evitare i crolli, ma non basta evitare che crolli qualcosa, occorre costruire il futuro. È quello che vale per Santo Stefano, ma è quello che vale per l'Europa oggi. Non giro intorno al problema, l'Europa rischia di crollare. Quando l'Europa perde il senso della propria vocazione e diventa semplicemente un insieme di egoismi, l'Europa non ha il futuro già scritto. La benzina dell'Europa è stata l'ideale. E anche quando, penso al lavoro dei trattati istitutivi delle comunità nel 57, si è scelto di partire da alcuni singoli argomenti, l'energia, il carbone, lo si è fatto perché si aveva un disegno complessivo, il puzzle complessivo, il disegno del puzzle c'era. Poi ciascuno metteva un pezzettino e la comunità economica del carbone e dell'acciaio era un pezzo di una strategia più ampia. Oggi corriamo il rischio opposto. Abbiamo tutti insieme l'euro nelle nostre tasche, abbiamo istituzioni europee democratiche, come il sogno di Spinelli aveva immaginato in un momento nel quale sembrava impossibile, folle, assurdo, allucinante, e che invece poi si è trasformato in realtà, ma rischiamo di non avere più l'ideale come motore capace di costruire un pezzo di Europa che verrà. Ecco perché c'è bisogno dell'Italia, di un'Italia che faccia sentire la propria voce, non con un orgoglio di rivendicazione, ma con l'orgoglio di chissà che storia porta su di sé, di chissà qual è la grande storia del nostro popolo, qual è il grande contributo che le donne e gli uomini del nostro popolo hanno dato alla libertà e all'ideale. E allora per questo, quando l'Italia cerca di affermare un modello diverso di sviluppo europeo, non stiamo facendo le bizze o semplicemente rivendicando un doveroso interesse nazionale. Stiamo cercando di riportare l'Europa a essere quello che deve essere. Lo faremo anche da qui, se voi sarete d'accordo. Lo faremo da Ventotene, luogo di bellezza. Non dimentichiamo mai che per chi arriva la prima volta come me, tanta è la sorpresa, è la meraviglia, è lo stupore. Noi troppo spesso in Italia non siamo più abituati a stupirci della bellezza dei posti in cui stiamo, della bellezza dei posti in cui abitiamo. È normale, siamo talmente circondati dalla bellezza che ci sembra quasi naturale, che ci sembra quasi normale, vorrei dire quasi doverosa. Tutta questa bellezza richiede però la capacità di essere non soltanto preservata, di avere la capacità di preservarla, ma anche di avere la forza di immaginarla per il futuro. E allora, entrando da questo luogo, in questo luogo di bellezza, ricordiamo i grandi che hanno segnato la nostra storia, impostiamo un lavoro di recupero dell'antico carcere borbonico con i denari pronti. I denari non mancano. Quello che deve assolutamente essere presente è la volontà di un progetto che non sia un progetto di breve periodo. Ecco perché il coinvolgimento delle università, oltre che delle istituzioni territoriali, ma ecco perché il coinvolgimento dovrà essere finalizzato a creare un luogo di incontro e di formazione che sia in grado e capace di costruire nuova classe dirigente. Ed ecco perché da qui, dalla culla dell'Europa, da qui, dal luogo nel quale l'Europa è libera e unita, come nel sottotitolo del manifesto di Ventotene, libera dai muri, libera dall'odio verso l'altro, libera dalla paura del diverso, e unita, unita dai valori, unita dall'ideale, unita dal sogno. Bene, qua dove l'Europa è libera e unita, noi prendiamo un impegno. Da qui al 31 agosto del 2017, tra l'altro l'anno in cui ricorderemo i 60 anni dei trattati, il lavoro di recupero di Santo Stefano dovrà essere partito e in modo molto corposo. Non riusciremo probabilmente in un anno e mezzo
a iniziare già gli stage e i momenti di formazione, ma possiamo, lavorando tutti insieme con determinazione, ospitare a Santo Stefano il 31 agosto del 2017, oltre che a Ventotene, naturalmente nel luogo della tomba e nel luogo in cui egli ha vissuto, il centenario di Spinelli, immaginando però che questo sia il modo per affrontare e affermare l'ideale dell'Unione Europea. A tutti quelli che fuori dall'Italia pensano che l'Italia richiami l'attenzione sull'Europa perché ha bisogno di chiedere qualcosa, dico, siate fuori strada. Noi non abbiamo bisogno di chiedere qualcosa per noi, o meglio, forse sì, abbiamo bisogno di chiedere qualcosa per noi come cittadini europei. Abbiamo bisogno di chiedere più ideale, più passione, più sogno. Abbiamo bisogno di chiedere che l'ideale europeo non venga trascinato in polemiche da cortile, in beghe interne che fanno perdere il contatto con le persone, che fanno crescere il populismo e la demagogia, che si rafforza, certo, laddove la mancanza di misure di crescita e di benessere porta alla disoccupazione. L'Europa o sarà sociale o non sarà. Non sarà possibile immaginare un'Europa di illuminati che lavorano sui grandi documenti e poi le persone non hanno un posto di lavoro o vivono la difficoltà quotidiana. Quell'Europa lì è destinata al fallimento. Ecco, l'Italia chiede che ci sia la forza di tornare a questo disegno e a questo sogno, e lo fa investendo del denaro per le nuove generazioni. Da cittadino italiano dico che sono sconvolto dal pensiero che là dove i padri della patria sono stati ci siano soltanto dei ruderi. C'è la cella di Pertini, se capisco bene, la numero 32. Ci sono delle targhe, una targa che ricorda il Presidente della Repubblica. Ci sono dei ricordi, la guida in modo straordinario ce l'ha fatto, compreso Niccolò Carosio che viene a fare il commentatore della prima partita tra il Calcio Napoli e la squadra dei detenuti negli anni 50. Ma quello che c'è in quel luogo è tanto di ciò che noi vogliamo che ci sia per i nostri figli e per i nostri nipoti. La forza di chi è più forte dei muri, la forza di chi è più forte dei carceri, la forza di chi è più forte della repressione, del fascismo e dell'odio. Spinelli conclude il manifesto, Spinelli, Rossi, Colorni, concludono il manifesto dicendo che occorre tenersi pronti al nuovo. Dobbiamo tenerci pronti al nuovo anche noi. C'è un'ansia di cambiamento nel mondo che richiede l'Europa protagonista. Le donne e gli uomini che perdono la vita nel Mediterraneo non stanno venendo in gita, stanno scappando dalla fame, dalla guerra, dalla mancanza di libertà. I bambini che muoiono nell'Egeo non sono degli sconosciuti, hanno un nome, anche quando noi non lo sappiamo. Ci siamo commossi giustamente per il piccolo Aylan. Continuano a morirne ogni settimana. Il fatto che noi non conosciamo il loro nome non significa che non conosciamo il dolore che tutti noi dobbiamo provare da esseri umani. Ma tenersi pronti al nuovo significa che questo nuovo ha bisogno dell'Europa. E ha bisogno di un'Europa che sia un'Europa di ideali e non soltanto un'Europa di vincoli e di parametri. Perché questo accada, la via da percorrere non è né facile né sicura, ma deve essere percorsa, e lo sarà. Pensate alle parole con cui questo manifesto si conclude. Chi lo avrebbe mai detto che quella via che era da percorrere sarebbe davvero stata percorsa? Chi lo avrebbe mai detto quando negli anni 40, qui rinchiusi, pensavano agli Stati Uniti d'Europa, ci sarebbe poi stato davvero un Parlamento europeo eletto democraticamente? Chi lo avrebbe mai detto? È la forza del sogno. La via non è facile, ma noi la percorreremo con l'orgoglio di cittadini italiani, con la consapevolezza di cittadini italiani, con la responsabilità di cittadini italiani, che quindi sanno quanto grande è la forza del nostro paese, e con la volontà di rendere tutti, anche quelli che oggi vogliono andare contromano con la storia, capaci di rispondere al grande ideale dei cittadini europei. Grazie, viva l'Italia, viva l'Europa.